Oh K, ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo gameplay. Sono sempre io, Mister L, a distanza di un po' di tempo e sono tornato. Quindi, eravamo arrivati giusto all'exit, sempre su questo nuovo gameplay di Faster Than Light, e non c'era stato da fare che andare avanti. È successo, sfortunatamente, ragazzi, che c'è morto il buon Stannis nell'episodio precedente, e non sono molto in vena perché, ragazzi, veramente la mia vita. In ogni caso, mi avete consigliato di andare in un settore ostile, e io non posso fare altro se non accontentarvi. Questi gameplay, ragazzi, li porterò con una, non dico con calma, ma li porterò in modo rilassato e con calma, perché a seguirli siete in pochissimi. Magari un giorno, quando diventeremo famosi, questi gameplay qui verranno seguiti da più di una persona. Tuttavia, nel frattempo, a parte Claudio e qualche altro sconosciuto, a seguirlo sono in pochi. Quindi, gli uomini di roccia praticamente dice che gli uomini di roccia sono incredibilmente aggressivi nei confronti delle razze che oltrepassano il loro settore. Praticamente ci dice che c'è una nave che chiede aiuto anche se non c'è forma di vita. Io dico andiamo dentro e cerchiamo eventuali e possibili sopravvissuti. Vaffanculo, praticamente ci è arrivata merda addosso, abbiamo subito danni e basta. Brutto il mondo, andiamo avanti. Per quanto riguarda carburante e missili, siamo messi bene. Ok, troviamo dei commercianti che vogliono fare affari con noi e ripariamo quello che ci abbiamo perso prima. Vaffanculo, abbiamo solo perso 10 monete, quindi va bene. Io dico ragazzi che se andiamo per di qua possiamo fare semplicemente 1, 2, 3, 4, 5 passaggi. Qui invece 1, 2, 3. Allora, ragazzi, a me mi ispira andare sopra, non so perché, facciamo il giro andando sopra. L'audio dovrebbe essere regolato bene, la registrazione anche. Vedi una piccola nave commerciale? Ah, praticamente trovi una piccola nave, un piccolo avamposto commerciale che ti dice andate fuori dal cazzo, noi non vi serviamo. Sono capitalisti sti qua, cioè sono patriottici livelli assurdi. Ed ecco qui. Ok, troviamo una. Poi qui, ragazzi, potete leggere anche voi la storia. Io andrò veloce per non annoiarvi. Troviamo una nave pirata degli uomini roccia con cazzo di fottuta invisibilità. Vaffanculo. Se c'è l'invisibilità, ragazzi, no, è un problema. E ci hanno già colpito. Fanculo, ci stanno colpendo tutto. Ora, come sempre, giù gli scudi e ora via le armi. Bene, gli abbiamo danneggiato quello che c'è da danneggiare. Perfetto. Ci danneggiano ogni volta, dannazione. Chi è che sta? Chi è alla cazzo di guida? Davos, muovi il culo. Cerchiamo di ottimizzare i missili, ragazzi. Abbiamo mancato tutto. Bisogna essere bravi, bravi. Chi è alle armi? Sandor ha le armi, non vale un. Al motore, no, tu sei il motore. Artyom ha le armi, non valete un cazzo come equipaggio. Quindi, missili sugli scudi, vaffanculo, si sono tramutati ora, non li possiamo colpire. Missili sugli scudi, e li abbiamo colpiti, ora tutto sulle armi. Ok, dai, li abbiamo danneggiati un po'. Sono durissimi da andare giù questi qua. E c'è. Ah, abbiamo una breccia. Subito su, dalla breccia su. Ora noi. Dai, dai, dai. A posto. Sono praticamente morti. Però, tuttavia, ecco, come potete vedere, c'è stata una breccia sullo scafo. Abbiamo subito tutti quanti dei danni. Qui a causa dell'ossigeno che si rigenererà col tempo. No, ci hanno danneggiato l'ossigeno. Dannazione, ragazzi. Io ero. Anche qui. Io ero abituato, ragazzi, a giocarci quando. Quando vaffanculo. Ero abituato a giocarci, ragazzi, quando sul mio vecchio PC lentissimo. Sul mio vecchio PC lentissimo, e quindi praticamente avevo tutto il tempo che volevo a causa dei pochi frame. Era come se giocasse al rallentatore. Quindi avevo tutto il tempo che volevo per poter stare a pianificare le mie mosse. Qui ora invece, se non metto in pausa ogni secondo, cosa che ho evitato di fare, mi sa che non vado avanti. Quindi Sandor è al motore, l'Engie va qui, e Artyom se ne torna alle armi. Sfortunatamente sta andando male, cioè sta andando male, è da anni che non gioco, non neanche state qua a dirmi parole. Però tempo fa ero, come dire, stavo strappi attento a non subire danni. E troviamo un'altra arma, nave nemica, quindi vediamo di usare i pulsanti veloci, ovvero i
Ora vi spiego. Finché loro sono tramutati, sono nascosti, come potete vedere, le loro armi si ricaricano, le nostre no. Ora, ci hanno colpito un sacco di volte, vediamo di fare vaffanculo le armi ci hanno preso. Ci ho perso la mano col gioco, ma non stanno avendo pietà, proprio non stanno avendo pietà. E di nuovo giù l'ossigeno, bene. Arrivano anche le fiammate solari. Ok, vi insegno un trucco. Aprite le porte un attimo che sto pensando. Aprite le porte, così facendo l'ossigeno se ne andrà via e spegnerà il fuoco da solo. Ma ci stanno massacrando, dannazione. Bene, abbiamo fatto fuori gli scudi. Ora gli facciamo via le armi. Con calma gli togliamo le armi. E si sono tramutati, bene, male. Chiudiamo di nuovo le porte. E ci hanno colpito. I bastardi puntano l'ossigeno, come potete vedere. Ora anche il laser fa fuoco e sono pesantemente danneggiati. Ora non dovrebbero essere troppo in grado di fare qualsiasi altra roba. E brutto il mondo, come potete vedere, ragazzi, ci hanno bruciato le portelloni. Non posso più comandare i portelloni da solo. La loro nave va a pezzi, ma andiamo a pezzi anche noi, dannazione. E c'è anche una fiammata solare in arrivo, che ci ha danneggiato qualcosa di sicuro. Dai, a spegnere, su, muovetevi. Ok, qui il fuoco si spegnerà da solo. Dannazione, quanto me ne hanno date di santa ragione, ragazzi. E ora richiudiamo tutte le porte in modo che l'ossigeno li continui a girare. Che ha poca vita, Artyom, dovremmo riuscire a cavarcela. Ok, ce la facciamo. Cazzarola. Quanto è dura. Aspettate una... Ma sta andando fuoco? Ah, perché è il cazzo di sole che ci sta dando fuoco, dannazione. Che non avevo mica capito io questo, ma... È diverso da quando giocavo io, non è giusto. Ora abbiamo perso i motori. Via. Riparate che dobbiamo andarcene via subito. Via, subito. Porco il cazzo. Buono. Riconosciamo una bellissima nave di cacciatori di schiavi che bla 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 ci vogliono vendere un... porco il cazzo, ragazzi, insomma, un uomo roccia specializzato in riparazioni. Non è male, perché non è detto che loro ogni volta che perdono ci diano... Generalmente se li combattiamo e lo stanno perdendo, chiederanno pietà e ci daranno un membro del loro equipaggio gratis. Tuttavia questo membro dell'equipaggio che ci daranno loro sarà casuale. Così facendo, ora se noi... No, ci compriamo uno schiavo, dai, su. Su, facciamo... Sono in vena di fare cose illegali oggi, dai. Nuovo schiavo, che gli uomini roccia sono utilissimi. Intanto è specializzato in riparazioni, quindi è più veloce a riparare. Ed secondo... Un attimo, dov'è il livello dell'ossigeno, ragazzi? Fermi tutti, l'ossigeno 85% si sta rigenerando piano perché abbiamo tanta gente a bordo. Se lo potenziamo l'ossigeno si rigenererà più veloce, vediamo di farlo. Quindi l'ossigeno è qui. È utile anche l'ossigeno, ragazzi, perché fidatevi, vi dico io che è utile. Ok, scusatemi se mi fermo un attimo a fermare, ma veramente, ragazzi, è molto più difficile di quanto ricordassi. Artyom, dove avevo mandato io, alle armi. Te ti mandiamo alle telecamere. Davos, te ne torni in cucina, qui nel cazzo di posto tuo. Clegane ai motori. E il nostro Jack rimane qui nel posto suo bello. Ok, ci siamo, ridiamo energia alle nostre armi. E si parte. Andiamo. Ci dirigiamo subito all'uscita, ragazzi, che non ho molto tempo, anzi non dovrei neanche stare registrando. Ora infatti, come vedete, sono distratto, e proprio per questo mi hanno ucciso. Quindi una nave Ok, noi qui possiamo acquistare carburante, ma come potete vedere non abbiamo nessun soldo. Ah, i missili non si animano, come potete vedere i missili non li possiamo attivare perché siamo rimasti senza munizioni. Questa
Questa run, ragazzi, è durata veramente poco, è andata male, è andata tutto. Il gameplay lo finisco qui. Casomai lo porto, vedrò di portare avanti il prima possibile cercando di fare un po' meno schifo. Sono costretto a chiudere così ogni gameplay, ragazzi, perché sennò il nostro programma di registrazione gratis e non aggiornato non ci salva. Quindi, ragazzi, il gameplay finisce qui. Abbiate pietà, ma non è tempo per registrare questo qui. Infatti, ora non dovrei registrare. E ci si vede al prossimo gameplay. Ciao a tutti, spero che sia stata un'esperienza apprezzabile. Ciao a tutti.